Bentornati a tutti ragazzi nel canale di Toon Kingdom. Siamo qui con Giulio che ha vinto il primo posto con il deck Barn al torneo Championship di Toon Kingdom di Edison Format. Che cosa hai giocato quindi? Barn? Cioè in Barn un mazzo che ho fatto per unicamente per trollare tutti i giocatori che vengono qua. E poi il mazzo fa ridere perché è fatto con tutte le carte più distrutte in mio possesso, fatto apposta la sera prima. Praticamente io, siccome dopo che ho lasciato la fumetteria Claudio, un mio ex collega oltre che carissimo amico, vendo le carte come attività, ho passato tutto il tempo a, come dire, a sistemare i raccoglitori. Mi è rimasta mezz'ora per andare a dormire. Ho preso una cassetta, insomma, di lotti, tutte le comuni strappate. Ho fatto il mazzo che più o meno ha un valore di 15 euro. E ho preso anche le shield usate di non so quale collezione. Infatti, cioè, fa veramente ridere. Ora lo vedrete. E niente. Ma quindi tu hai vinto questo torneo non sapendo fino alla sera prima cosa giocare, o comunque un'idea di giocare Barn? Allora, io l'idea di giocare Barn ce l'avevo. In realtà, il mazzo ha fatto venerdì sera, okay. Perché ho fatto anche il logo il sabato, ora che ci penso, avevo fatto 3-1, ma l'ho giocato perché ho smontato tutto. Sono uno storico giocatore di GK, che però adesso un attimo l'ho posato, e quindi ho detto ora gioco questo. Va bene, vediamo subito questo mazzo. Insomma, abbiamo avuto ragione. Allora, mostri, Sangan che cerca praticamente tutto il mazzo. Quindi giocato a 40 carte, anzi. 41. 41. Koala è l'unica carta che non ho mai visto, mai usato, mai giocato, mai risolta. Talpa, fondamentale, in molti spot quando parti secondo attacchi gli rimbalzi magari il Rico che è un mostro fastidioso. Niente, molto utile anche contro i Simbro, chiaramente. Morphing, ovviamente. Setto 5, setto lei. Se non mi fanno Nobiluomo o Talios, ho vinto. I Feder, prepararci, le Naghe per subito dopo il Feder pescare due, oppure fare poi il nostro amico Mind Control e rubare quindi il mostro, certo, avversario. Anche coperto soprattutto. Sì. Sì, però coperto rischi che se prendi Bio Turbo e ti setta magari il Rico è una cagata. Perché se lui non ha carte devi spaccare lui stesso, e oltre milli e non sai cosa milli, non è un mazzo fatto per quello, però. E quindi con Mind Control è sempre molto forte, se alla seconda ti fanno androide magico, glielo levi, glielo tributi, e glielo banni e sono molto tristi. E Fascino, che quasi tutti sono Dark, tranne loro due. Capri, poi comunque peschi tanto, quindi sì. Anche se hai pochi di, sì, deck, anche se sono interessa. Sempre restio a fare questo a volte perché potrebbe sempre essere utile, però quando l'ho fatto ho comunque vinto, quindi non c'è problema. Due attacchi a catena e i capretti per ennesimi parini, poi le trappole, un cilindro distrutto, l'unica carta veramente carina del mazzo che è questo muro dimensionale Ultimate. Andiamo a localizzare gli altri due che si sono un attimo persi. Uno prestato da Gabriele Pollara, uno che me l'ha regalato Claudio, che ora me lo conserva in un raccoglitore di carte fatte così. L'hai voluto tu più smint della storia di Yu-Gi-Oh! Tre armi segrete che in realtà se le metti tutte quante sulla bilancia non hanno il peso di una carta nuova. Tre fortune accumulate anch'esse distrutte, peraltro volevo dire che su questo l'hai voluto tu, c'è un pisello disegnato. C'è stato il fuoco che distrutto, trio Chama, uno ai baffi, l'altro a due minchie, due Waboku classici, due Ruggiti classici, due Iata, qua questo è super, varrà 2 euro, due Giare, tre Cubini. Insomma, peschiamo e facciamo male. Side. Abbiamo tre Caius, mi piace molto andando secondo, inaspettato, faccio Brain, prendo il mostro, tributo una carta, gli tributo un Dark, è sempre forte. Brain da accompagnare a Caius, e ovviamente per il discorso di partire secondo, quindi con Brain non può sempre risolvere, scambio di anime, magari gli banno una carta, una set, se gli prendo un Dust Tornado sono felicissimo, anche se lui si prende il Bottomless, che è cosa buona e giusta. E poi ovviamente un sacco di carte per rimuovere le carte d'avversario, quindi Trunade, Tempesta, Tifone, tre quarti di Turbine, un altro,
Questa è una carta fortissima, Libro delle Glissi ti fa fare infinite chain, infinite carte all'avversario e quindi Arma Segreta è ancora più forte. E due offerte a condannato che in alcuni spot, quando loro ti fanno sempre, vedi che tendono già di game 1 a farti Magical Android e sinergica con un Cupidigia, perché l'effetto, il downside di non pescare viene negato. Certo. C'era un extra che non ho più portato perché oggi ho giocato un altro mazzo. Qua c'è un Dad Starlight, non so perché. Però non serve a niente fondamentalmente. Non ho mai fatto un singolo con questo mazzo. Sebbene comunque posso fare Brain, Mine e così via. Anche perché dovresti fare un sincro da quanto? Hai tutti i mostri livello 1. Ho mostri piccoli, quindi il più grosso che posso fare è tipo un livello 6. Esatto. Ad ogni modo, comunque, il mazzo ha performato molto meglio di quando mi aspettassi. Chi ha incontrato? Ho fatto 6-0 e 3-0. Anche in top soltanto, ci puoi dire. No, vabbè, ve le dico velocemente perché lo so. Ho preso i primi due turni, due alla nera classici. Poi ho preso un Frog Hero di Carletto, che salutiamo, del Proteus. Poi ho preso Fabrizio Costa con Baio Turbo. Al quinto turno ho preso Sebi in Turri, che aveva X-Eber. E al sesto turno ho preso Federico Di Stefano, che saluto, diciamo, il capo del Proteus. Che aveva un mazzo bellissimo, con ogni carta, ogni singola carta del suo mazzo valeva più di tutte le mie carte, extra escluso. Che però giocava zombie, che non aveva assolutamente nessuna possibilità contro di me, perché zombie fa Turbo, Brionac, Summon, altri quattro Singro, Mezuki, cazzi e mazzi vari. Ovviamente, ti distrugge. Più mostri hai nella board dell'avversario. E quindi in quel caso, se giochi conservativo, perdi. Se mi fai Brionac per imbalzarmi le carte, perdi. Se giochi aggressivo, perdi pure. Quindi fondamentalmente è difficile. Non ti puoi permettere carte di side come Oppression o Pachycephalo, anche se lui la giocava ma non me l'ha mai evocato, perché comunque gli limita quasi tutte le sue play. E se faccio tipo setto, come si chiama, The Squalo, ho vinto, perché 1.800 e non mi può più salire, a meno che mi fa Kaios. Certo. Quindi è stato abbastanza facile. In top ho preso prima un Frog Hero di Fabrizio Grasso, che ho vinto la prima partita molto agevolmente. La seconda mi ha battuto e poi la terza ho vinto preciso con... cos'era? Ho usato Buco Eclipse in catena una sua carta, Chain Strike, 1.200 precisi, e siamo andati in semifinale, dove ho preso veramente l'unica partita che mi ha messo in difficoltà, perché il giocatore mi ha detto che lui ha giocato per anni anche nell'avanzato di tempo addietro il Barn. Infatti la prima mi ha fatto subito Oppression e Androide Magico. Io mi sono parato all'infinito finché non ho pescato mai incontro, ma avevo usato tutte le mie Naga, quindi fondamentalmente ero in una posizione di assoluto svantaggio. Ho vinto la seconda, siamo arrivati al tempo e io ho pescato benissimo partendo secondo MST, Fader, Kaius. E poi ho pescato anche Secret Barrel, Wabowue, insomma fortuna accumulata. Quindi io ho fatto MST sul Dust preciso e poi lui ha fatto l'errore di incatenarmi subito sulla prima trappola, che era Arma Segreta, Trap Stun, e quindi si è negato la sua Oppression, quindi ho vinto, certo. Fair and Square. E poi in finale avrei ripreso Federico, che chiaramente ha battuto Sebi, che ripetiamo non sappiamo come è arrivato così lontano un buon mazzo in quella maniera. Che poi abbiamo comunque deciso, perché loro devono andare via, di pattare, tra virgolette. Però è una patta che è convenuta più a loro, perché il mazzo, ripetiamo, per quanto io voglia bene Federico, e per quanto Federico con qualsiasi mazzo io possa giocare mi distrugge, proprio con questo mazzo di... contro zombie. Cioè io, se potevo giocare tutti i mazzi di Edison contro di lui, e mi avrebbe dato 2-0, perché Federico è molto più bravo di me. Però sta cosa, sta cozzaglia di 10 euro... paradossalmente contro zombie ha un matchup assoluto, e quindi avrei vinto comunque io, quindi diciamo il vincitore amorale, perché non è un mazzo simpatico, sono stato io di questo torneo. E niente, vi saluto, prometto di non giocarlo mai più a tutti i giocatori di Toon Kingdom, l'ho già promesso a Claudio. Infatti oggi ho un altro mazzo e lo venderò a 15 euro al primo che me lo chiede. E niente, ci vediamo alla prossima profile, probabilmente non sarò io perché non so vincere i tornei di Edison. Niente, è stato bello comunque scularvi in faccia. Un saluto anche da parte mia, ciao.